strisce gialle ed un insolito cartello per soccorrere gli amici a quattro zampe e gli animali in generale. Si tratta degli stalli per le emergenze veterinarie arrivate da poche ore in città. Nasce principalmente da un'esperienza personale. Qualche mese fa mi sono imbattuto in una persona che è arrivata tardi per trovare parcheggio ed effettivamente è arrivata con il cane tra le braccia, morente. Per cui da allora ho pensato di proporre in consiglio, poi in giunta, dei parcheggi riservati per gli utenti del pronto soccorso veterinario. Per ora sono solo 5, ma il loro numero è destinato ad aumentare. Sono stati individuati in prossimità di altrettante cliniche o pronto soccorso veterinari. Spesso arrivano cani feriti o gatti che devono essere trasportati d'urgenza dentro la clinica, quindi è importantissimo avere almeno un posto libero. Qualche minuto può salvare delle vite. Sempre. Un progetto dell'amministrazione comunale Aretina, il primo a livello nazionale, che adesso potrebbe fare da apripista. Si tratta comunque di parcheggi di cortesia, dove per 30 minuti chi deve rivolgersi al veterinario potrà lasciare la propria auto. Non possono essere soggetti a controlli, tantomeno a multe. Chiaramente per senso civico sono un po' come erano i parcheggi rosa prima che venissero inseriti all'interno del codice della strada, e auspichiamo che col tempo anche questi rientrano tra i parcheggi riservati e punibili se si parcheggia non avendone il diritto.